avvisi di non conformità servono per l'individuazione e la descrizione del problema, l'analisi delle cause, la definizione dei provvedimenti per risolvere il problema, la definizione delle azioni correttive affinché il problema non si verifichi nuovamente. Cartelle, testata avviso, riferimenti e articoli sono contenuti i dati necessari ad identificare l'oggetto dell'analisi. Esso può essere un articolo, un lotto, un centro di lavoro, un ordine di produzione, eccetera. Sono anche contenuti i dati relativi a chi e quando ha rilevato il problema. Nella cartella posizioni avviso sono elencati i difetti che sono stati rilevati. Le locazioni indicano dove si è verificato il difetto. I provvedimenti sono le azioni che eseguiamo per risolvere il problema che abbiamo rilevato. Non devono essere confuse con le azioni preventive, che sono azioni rivolte a prevenire il riverificarsi del problema.